ospite in studio. Per intervenire, telefona allo 0376 63 1709. Paolo Bellini, sindaco di Pozzolengo, negli studi di Tempo Radio per filo diretto con gli ascoltatori. Bentornato tra noi, sindaco. Buongiorno, buongiorno a tutti. Gli ascoltatori sono sempre invitati a partecipare alla trasmissione. Ricordo che il numero per mandare sms e messaggi WhatsApp è il 348-3188-339. Per chiamarci fate invece lo 0376-631709, la mail è diretta a @temporadio.it e poi siamo in diretta streaming sulla pagina Facebook del Gazzettino Nuovo e Tempo Radio e su YouTube Tempo Radio Live. Allora, dunque, cominciamo col parlare col sindaco di Pozzolengo, poi terremo anche la rubrica Tocca a noi. E allora, vi candidate? Sì, 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 penso che ormai non sia più. Sì, l'abbiamo presentata giovedì scorso alla presenza naturalmente della stampa e del pubblico. Credo che il gruppo sia un gruppo veramente, diciamo così, capace, volenteroso, vedo tanto entusiasmo, quello che a noi serve oggi. Abbiamo rinnovato fondamentalmente tutto il gruppo perché siamo tre della vecchia guardia, se così vogliamo dire, poi ci sono dieci volti nuovi, 10 persone che vogliono dare tempo, passione e amore al proprio paese, alla propria gente. Io credo che questo sia veramente importante e al di là di tutto è già un bel risultato. Essere in 13, come ho detto giovedì, avere ancora l'umiltà di mettersi a disposizione e di farsi giudicare, quindi avere l'umiltà di farsi giudicare da tutti gli altri. Sì, ha detto una cosa che è estremamente importante, sa perché anche, tra l'altro va anche contro la moda, no? In questo periodo si parla potere, non so, donne, potere, eccetera, eccetera, invece è fondamentalmente un servizio. Questo noi siamo, è bene ricordarlo, è un servizio, non è tanto un potere quanto un servizio. E noi lo interpretiamo in questa maniera, fino in fondo. La lista è una lista civica, senza nessun vincolo, senza nessun simbolo, se non il nostro, insieme per Pozzolengo. E come già detto tante altre volte, aiutateci, abbiamo bisogno del vostro aiuto, abbiamo bisogno della vostra fiducia. Chiunque conosce, anche se non siete di Pozzolengo, chiunque conoscete di Pozzolengo, spendete una parola per noi se lo ritenete opportuno, se credete, se avete fiducia in noi, noi ci siamo, ecco. E come diciamo sempre da un po' di tempo a questa parte, insieme a Pozzolengo insieme si può. Bene, allora, quindi insieme si può, ok, yes we can, together, va bene, no, visto che poi va di moda l'inglese, no? Quindi appunto diciamo... Noi lo diciamo in italiano. Diciamo in italiano, appunto. Allora, quindi è presentata la lista, appunto, vedo che ci sono anche già dei messaggi e il programma è la prosecuzione di quello che è stato finora. Sì, abbiamo presentato anche alcuni punti fondamentali del nostro programma che sono qualificanti, partendo dai giovani, dalle attività produttive, al sociale, alla scuola, a quello che è lo sport, abbiamo presentato i nomi naturalmente e 10 punti focali, che poi naturalmente il programma sarà molto più variegato e molto più, diciamo così, articolato, però questi sono 10 punti che per noi sono inderogabili. Benissimo, le posso leggere alcuni messaggi? Certo. Come va? Tempo riuso, stavo guardando, ma come funziona? Lo so che c'è da tempo, ma a me interessa ora. Sì, beh, vabbè, il discorso fila. È da un anno e mezzo, due, che stiamo collaborando con il Politecnico di Milano, quindi con l'associazione Tempo Riuso, per cercare di rinvigorire quello che è la presenza delle attività all'interno del centro storico. Basta contattare gli uffici comunali che vi verranno date gli indirizzi e naturalmente mail, così come i contatti telefonici, potete contattare tranquillamente Tempo Riuso perché stiamo andando avanti, i progetti non si fermano. Se volete venire a esplorare all'interno del nostro centro storico la possibilità di aprire un'attività, ben volentieri. Quindi appunto è proprio un progetto, visto che si parla tanto in tutta Italia. Oltretutto stanno preparando diciamo così il recupero della chiesetta, della chiesa San Lorenzo in Castello. Anche questa è inserita all'interno del nostro programma come punto focale. Stiamo, diciamo così, un attimo aspettando perché potrebbe essere il caso che portiamo a casa qualche soldino come contributo, quindi anche grazie a Colline Moreni, che tra le altre cose, quindi ottimo. E quindi grazie al presidente Federici. Vede, Bellini, inizia la stagione dei grandi eventi di Pozzolengo, andiamo alla grande. È vero, speriamo, dopodiché noi li stiamo già programmando e quindi la programmazione è già stata predisposta anche in collaborazione con Proloco, quindi finita la Fiera di San Giuseppe, ora
avremo naturalmente la rievocazione storica il 29 e 30 giugno, naturalmente le feste della Polisportiva, il Music Village che organizzerà la sua festa della birra, e poi inizieremo con tutto quello che è il Ferragosto pozzolanghese, chi più ne ha più ne metta. Certo. De Gustibus sarà ancora presente, quindi grande kermesse, grande vetrina ancora una volta dei nostri prodotti e del centro storico e del nostro castello. Con è che ci sono gli aquiloni anche, chiedo scusa, gli aquiloni sono stati a San Giuseppe, nulla toglie che ci possono essere ancora. Allora ci sono già stati, sì, sì. Ha vinto la squadra dell'ingegnere aerospaziale, no. Non lo so, sinceramente non lo so. Va bene, allora, no, perché era uno scherzo che per chi non ci avesse seguito era arrivato da alcuni ascoltatori. Non potremmo organizzare un festival di band musicali, non cantanti, band, sono più per cortesia, infatti, devi scrivere tutto quello che non è stato fatto, però all'interno, andando a leggere il nostro programma naturalmente, le cose che non erano inserite magari le abbiamo anche fatte tra le altre cose. Allora tra le altre cose proprio in questi giorni abbiamo terminato tutto quello che è il parco, all'interno del parco abbiamo installato nuovi giochi all'interno del parco Don Giussani, e poi abbiamo terminato di attrezzare l'area cani, quindi oggi è fruibile con, diciamo, con più simpatia all'interno di quest'area. Sarà come avevamo preso il nostro impegno all'interno del... e non era nel programma, però era un impegno che avevamo preso nei confronti dei cittadini, quindi area cana è... all'interno del parco Don Giussani. Quindi proprio anche comodo proprio. Allora, le leggo un altro messaggio. Ho visto voi della giunta, siete giovani e bellini. Vabbè, allora qua ha fatto la battuta. Allora, sindaco, ci parli della zona artigiani industriale, che è tra le migliori del mondo e ci sono spazi liberi. Ah, va bene, ok. Assolutamente sì. Io non so se sia tra le migliori del mondo. Comunque è un polo importante dove ci sono, posso dire, centinaia di addetti, aziende importanti, e ci sono ancora degli spazi liberi, molti spazi liberi, e quindi venite pure a Pozzolengo che siete ben accolti. Poi, visto che è Deco, non possiamo distribuire buste di salame nostrano nei supermercati con... come min sarà il comune partner commerciale. Può farlo il comune partner commerciale? Non so, sinceramente. Iniziamo ad andare sul complicato. Oggi diventa complicato. Poi, allora, questo invece possiamo usarlo tocca a noi. C'è chi promette l'entrata della tangenziale a Rovizio. Forse questo per la tangenziale. Avete novità? Novità è che ANAS ha scritto che non ha ancora in carico la struttura, ho sentito anche Regione Lombardia, ma non ci sono novità, però nei prossimi giorni ho un appuntamento con Sua Eccellenza il Prefetto, dove continueremo il percorso e cercheremo di andare a punzecchiare un po' di più, perché a questo punto dobbiamo avere dei tempi certi. Allora, facciamo una cosa, fermiamoci un attimino, salutiamo il sindaco di Pozzolengo, Paolo Bellini. Paolo Bellini lo ritroviamo adesso tra pochissimo. Grazie. All'interno di tutto che noi arriviamo. Richiedi le tue canzoni preferite a Tempo Radio. Telefona allo 0376 63 1709 oppure manda un sms o messaggio WhatsApp al 348 31 88 339. Tempo Radio, la tua musica, la nostra passione.